Ma abbiamo fatto un buon primo tempo, capitalizzando e costruendo tanto senza concedere tantissimo. Poi però inizio secondo tempo abbiamo cominciato a correre un po' meno, la Viterbese ha cambiato anche atteggiamento, ha cominciato a giocare un po' meno e a giocare sulle seconde palle, avevano fisicità davanti e quindi la partita, diciamo, è diventata un po' emotiva e tante volte lì non siamo stati bravi. Abbiamo sempre impattato, però non siamo stati bravi nel recupero palla e nella riproposta a gioco, perché soprattutto inizio del secondo tempo sia Ferrari che Dursi e Rauti, insomma, Dursi e Rauti hanno gamba, non sono stati bravissimi nell'interpretare quella situazione, per cui ci siamo un po' adeguati e poi, mettendo anche delle forze fresche in campo, siamo riusciti qualche volta a uscire e a diventare pericolosi, senza poi comunque continuando a rimanere sempre compatti dietro. Nel primo tempo ci sono viste le cose migliori e questo soprattutto in avanti con i tre gol, i tre attaccanti che vanno ancora in rete tutti quanti. Il Pescara ha trovato il suo attacco. No, ma noi avremo bisogno di tutti, fra 3 giorni si rigioca, quindi andiamo avanti, sono tanti giocatori che oggi erano fuori, che possiamo e che dobbiamo recuperare causa Covid. Abbiamo fatto una buona partita, c'è sempre qualcosa da rivedere, rivedremo attentamente il nostro secondo tempo, soprattutto l'inizio gara dove avremmo dovuto fare meglio alcune cose. Abbiamo sempre chiuso bene dal punto di vista difensivo, con solidità, compattezza, però come ho detto prima, ci è mancato sempre avere la voglia di riproporre gioco. In alcuni momenti non siamo stati bravi in questo. Non l'ha detto, questi sono i giocatori che vengono a Viterbo perché sono liberi da vicende anche di mercato e oggi si è visto che questi giocatori hanno giocato con la mente proprio libera, facendo vedere buone cose. A proposito di questo, che cosa si aspetta anche dall'ultimo giorno di mercato? Poi per fare una squadra che già dalla prossima Varese, che è mercoledì, sarà quella definitiva. No, lo so, quello che arriverà dal mercato l'ho detto, adesso concentriamoci sulla partita di mercoledì, prendiamo gli aspetti positivi della gara di oggi, tanti, però evidenziamo anche le cose che possiamo e che dobbiamo migliorare, perché come ho detto prima in alcuni frangenti i miei non mi sono piaciuti nell'interpretazione delle cose, basta, andiamo avanti, una vittoria comunque importante, meritata contro un avversario forte, perché questa è la Viterbese, una squadra strutturata, una squadra forte dal punto di vista tecnico. Settore di sinistra, Rasi sempre meglio, perché secondo noi anche il gol del 2-0. Che sta facendo esperienze importanti, si allena sempre con grande intensità, questo è fondamentale. Per chiudere, recupererà qualcuno, già lo sai, inizio della partita. Mi auguro di sì, perché insomma sapete, ci sono Frascatore, Cancellotti e Derisio positivi, mi auguro di sì, perché insomma poi non hanno sintomi. Grazie mille. Prego.